ragazze, benvenute sul canale, benvenute a questo nuovo video. Queste sono le cose di luglio, cioè tutti i preferiti per quanto riguarda canzoni, abbigliamento, accessori, eccetera eccetera. Questa è una nuova tipologia di video che ho visto in moltissimi canali, come ad esempio quello di Sistiana, oppure Shador Le Makeup che lo fa in collaborazione con Magico Trucco Vanessa, ma anche tante altre che magari hanno cambiato il titolo ma alla fine sono i preferiti del mese, ad esempio Cavallo Cosmetico che fa i vari ed eventuali, e la saluto, le mando un bacione se sta vedendo questo video, ma saluto tutte quelle che ho citato. Vi parto subito con la prima domanda, ma vi dico già che ho lasciato qua sotto nell'info box le domande con gli argomenti, così se decidete di girare anche voi questa tipologia di video a scadenza mensile potete prendere spunto dalle domande qua sotto. Partiamo subito. Canzone del mese. La canzone del mese è Siamo chi siamo di Ligabue. Io da fan sfegatata non potevo non avere come suoneria questa canzone, appunto ce l'ho come suoneria, e mi piace molto soprattutto la prima strofa perché mi ci ritrovo moltissimo, anche se non sono proprio di Torino, Torino città, però mi ci trovo perché sono una napoletana, sono piemontese, anche se come sapete vorrei essere lucano, non vorrei essere piemontese, e quindi ce l'ho come suoneria. Ho cercato di tagliare con iTunes la prima strofa insieme al ritornello, sono stata nei 40 secondi e quindi è la mia suoneria del momento. Seconda domanda, abbigliamento. Abbigliamento si divide in tre categorie, sopra, sotto e jolly. Allora, il sopra e il sotto ve lo posso far vedere, mentre il jolly non ho nessun jolly particolare da farvi vedere. Allora, come sopra, quando mia madre vedrà che vi ho fatto vedere delle cose non stirate, si arrabbierà da matti, ma noi non gli diciamo niente, e mi scuso perché non sono stirate. Comunque è questa magliettina di OVS che dice Diamonds are a girl's best friends, come sapete è una frase di Marilyn e c'è anche la firma. È una maglia molto molto leggera e mi piace molto molto indossarla insieme al pezzo sotto. So che è estate ma comunque qua non è che abbia fatto chissà che gran caldo, quindi un bel paio di jeans, anche questo OVS, oggi andiamo di OVS sponsor. Comunque sono dei jeans normalissimi a vita bassa, come vedete, con dei tagli, degli strappini lungo tutto il jeans, una specie di sfumatura e sbiadimento verso il centro, e poi scendono normali a sigaretta, sono molto stretti, molto aderenti e mi piacciono veramente tantissimo. Passiamo alla scarpa. La scarpa, vado sullo sportivo, e naturalmente la Converse, che in origine non era così, ma le Converse sono belle, più sono sbiadite e più sono belle, soltanto che questa da blu scuro è diventato un grigio blu lilla, non si capisce neanche, però sono comodissime e mi piacciono tanto tanto tanto, infatti sto meditando all'acquisto di un'altra paio, perché queste qua si stanno veramente sbiadendo un po' troppo. Accessorio o bijou, direi questo braccialettino che come vedete è calamitato, bong, come mi diverto, giochi spastici per bambini elastici, e praticamente si come vedete così, e lui si intreccia e potete farlo a 2 a 3. Io pensavo che si potesse anche usare tipo collana, ma no, se volete strozzarvi questo è un buon utilizzo, se no come bracciale è molto molto carino. Come borsa ho utilizzato moltissimo questa che mi è stata regalata da mia sorella, l'ha comprata da Camaïeu, saldi luglio l'anno scorso. Allora, praticamente ha queste manici in cuoio color cameo, si può dire, io le cose non le so descrivere, e poi ha una fantasia tutta floreale, sfondo azzurro o comunque blu, cioè blu, e i fiori bianchi con dei richiami verdini, e come vedete nel lato, cioè ha questo tessuto in jeans scuro blu, dietro ha una cernierina, e poi come vedete si può allargare perché ha la presenza dei bottoni, quindi voi basta che sbottonate e la borsa si allarga. Mi piace veramente veramente tanto, la utilizzo moltissimo. Poi
Beauty, sicuramente l'acqua termale di Vichy, ve ne ho parlato in un bel po' di video, ed è l'Eau Thermale, acqua termale di Vichy, ricca di minerali rari, lenitiva e rigenerante, da 150 ml. La utilizzo sia per rinfrescare, sia per bagnare i pigmenti, come tonico, e mi piace veramente veramente tanto, e l'ho acquistata insieme al solare della Vichy 50+, erano in kit insieme, e in più c'era la pochette. Poi di make up vi faccio vedere una palettina di ombretti che avete visto in due tutorial dove l'ho utilizzata, ed è la Monaco di Sleek, perché ha dei colori molto molto carini. Sicuramente all'occhio vedete i verde acqua e il blu, ma anche questi due, l'arancione e il ramato, sono molto molto carini, ma anche il lilla e il rosa, e poi anche questo è bellissimo sotto l'arcata sopraccigliare, è veramente molto molto carina, molto estiva e molto sfruttabile in questo periodo. Il cibo sono dei surgelati, se riesco a farvi vedere la foto ve la metto, comunque sono delle mozzarelline con l'impanatura e mi piacciono un sacco, le ho trovate in offerta all'Ins e a Presto Fresco, le avevo trovate a 80-90 centesimi e le ho volute provare e mi sono piaciute tantissimo, tanto da ricomprarle più volte, e a volte faccio una cena solo di quella a base di mozzarelline. La bevanda, sicuramente l'estate alla pesca, questo mese io ho sempre amato l'estate alla pesca, poi siccome a mia sorella più grande non piaceva l'estate alla pesca, piaceva solo al limone, allora compravamo solo quelle al limone. Dopodiché la piccolina non gli piace la pesca, però mia mamma è convinta che gli piace la pesca e quindi compra sempre la pesca, e la cosa va bene a me perché a me piace la pesca, ma anche il limone non mi dispiace. Passiamo al telefilm. Il telefilm sicuramente è Grey's Anatomy. Sono arrivata all'ottava stagione, all'episodio 5 se non sbaglio, mi sto appassionando tantissimo e penso che sarò distrutta quando finirò di vedere la decima serie. Programma televisivo è Muoviti o muori, sì, è quello, perché c'è mia sorella più piccolina che adora quel programma, non mi ricordo su che canale di Sky fa, però praticamente è un quiz, tra poche parole, fanno vedere degli episodi dove si può rischiare la morte se si fa una cosa sbagliata per salvarsi, vi danno tre opzioni e voi dovete scegliere l'opzione giusta, però è bello anche perché vi fa ragionare sull'accaduto e vi spiega perché non quella, ma perché dovete fare così. È carino come programma, fa sia all'ora di pranzo e sia all'ora di cena, e quindi pranzo e cena, Muoviti o muori. Avvenimento, non è successo niente di che. Il mese di luglio ho avuto qualche colloquio lavorativo, qualche progetto nuovo, spero che questi progetti si possano realizzare e vedremo un po' che cosa ci darà il futuro, però eventi particolari proprio no. Ultima domanda, applicazione che consigli dell'iPhone. Questo mese vi voglio consigliare un giochino che mi sta piacendo molto, che è Pyramid. È una specie, infatti lo fa anche questo Kind, ed è praticamente un giochino dove voi dovete mettere in fila delle carte, però naturalmente ci sono delle ogni livello c'è un'avvertenza che bisogna seguire, ed è questo qua, e io sono arrivata al livello number 121. Vi faccio vedere ad esempio il livello 121, vedete qua dice gioca, si sta caricando, vedete, ecco c'è il topolino, rimuovi tutte le carte dorate e qua come vedete dovete poi andare in serie per prendere le carte dorate, cioè dovete togliere le carte che ci sono sopra per andare a trovare la carta dorata. Bene ragazze, questo era tutto. Come vi ho detto prima, vi lascio le domande qua sotto, così se volete girarlo anche voi potete girarlo. Io come sempre qua sotto nell'info box trovate il mio Instagram, Facebook e Twitter. Vi aspetto anche lì. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!